avanguardistico, oltre al discorso sul trucco, di dare una versione teatrale di un personaggio che veniva dal mondo dei fumetti. Fortunello Petrolini stesso non l'ha inventato, ha fatto una versione per il teatro di un personaggio dei fumetti che si chiamava Fortunello e che veniva pubblicato settimanalmente sul Corriere dei Piccoli. Un poveraccio, uno vestito con il frac sdrucito e un barattolo però diciamo elegante ma straccione, con in testa al posto del cilindro un barattolo, una lattina di pomodoro vuota. Ma questo Fortunello a sua volta, arrivato in Italia nel 1910, veniva dagli Stati Uniti ed era la traduzione di Happy Hooligan, uno dei primi fumetti americani, apparso per la prima volta sul New York Times nel 1900. L'autore si chiama Frederick Hopper. Chi è Happy Hooligan? È un immigrato di origini irlandesi, infatti ha questa giacca a scacchi verde che ricorda l'Irlanda, e anche lui era un personaggio che serviva a intercettare una fetta maggiore della popolazione americana. Happy Hooligan è proprio l'ultimo degli immigrati, è un disadattato, uno che non conosce le buone maniere, gli usi, i costumi locali. Lui per esempio entra nell'entrata di un teatro, nell'ingresso laterale di un teatro, e si ritrova su un palcoscenico, vede degli attori che mangiano a tavola su un palcoscenico, quindi probabilmente sicuramente uno spettacolo teatrale, ma lui non riesce nemmeno a distinguere dalla realtà e si siede e mangia a tavola con loro. È un personaggio comico che racconta il disagio dell'immigrato. Happy Hooligan pare sia stato il prototipo da cui Charlie Chaplin ha preso la sua idea per il personaggio del vagabondo. La struttura della famiglia di questo Happy Hooligan, perché poi si sposa con una certa Suzanne, poi ci sono altri due vagabondi che si chiamano Gaston e Alphonse, insomma c'è tutto un mondo, tra cui anche questi tre figli che lui fa con questa Suzanne, che si chiamano, sono identici a lui, solo che sono più piccoli, e si chiamano Fortunellini. E pare che da questa, diciamo, struttura familiare Walt Disney abbia preso la struttura di Zio Paperino, qui, qua, qua. Dagli Stati Uniti questo personaggio che piaceva tanto ai bambini, insomma un pasticcione, non gliene va bene una, un po' sulla falsa riga di quello che poi troveremo nelle varie comiche, nei personaggi delle comiche, da Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stanley e Olio, viene rincorso dalla polizia, ovviamente tutte queste cose, ne viene fatta una versione italiana e non si capisce bene in base a cosa o come, cioè quando gli sia venuta questa idea. Comunque fatto sta che Petrolini una mattina si sarà svegliato con l'idea di dare una sua versione teatrale di questo personaggio. È un risultato molto più estetizzante rispetto alla natura del personaggio, che andava a raccontare altre cose, non certo la condizione dell'immigrato. Si è trasformata in una ricerca profondamente formale, legata alla parola, al ritmo incessante che ancora oggi ascoltandolo non possiamo fare a meno di pensare all'hip hop. Sono un uomo grazioso bello, sono Fortunello, sono un uomo ardito e sano, sono un aeroplano, sono un uomo assai terribile, sono un dirigibile, sono un uomo che va dal culmine, sono un parafulmine, sono un uomo senza nei, sono il 26, sono un uomo eccezionale, sono un figlio naturale, sono un uomo della riserva, sono il figlio della serva, sono un uomo senza boria, sono il caffè con la cicogna. Non è un caso che abbia intercettato l'entusiasmo di tutto il movimento futurista, in particolare di Marinetti, che definiva il Fortunello di Petrolini il più difficilmente analizzabile dei capolavori petroliniani, che col suo ritmo meccanico e motoristico, col suo ciuf ciuf martellante all'infinito, scava dentro il pubblico tunnels spiralici di stupore e di allegria, illogica e inesplicabile. E queste erano le parole di Marinetti sul Fortunello di
Petrolini, che ormai poco aveva a che fare con l'immigrato irlandese, ma aveva a che fare con l'esplosione della contemporaneità. Fortunello diventa con Petrolini una cozzaglia di parole sparate a un ritmo forsennato che provocano sulla sua faccia una serie di espressioni ancora di più esasperate e accentuate da questa maschera assurda con queste due palline da ping pong piantate negli occhi, al posto degli occhi, ed è un ritratto spietato dell'uomo contemporaneo nella società ormai totalmente industrializzata e vittima di qualsiasi proposta commerciale, per cui diventa poi una pattumiera verbale che vomita e sputa fuori qualsiasi cosa arriva dall'esterno, insomma rigetta come un tubo di scappamento tutto l'inquinamento, essendo lui stesso una pattumiera ambulante, verbale però in questo caso. Non è proprio scontato che un comico intercetti il gusto di un artista contemporaneo. Si devono allineare delle cose affinché ci sia questo rispecchiamento tra un movimento come il futurista e un comico del varietà. Una cosa assolutamente involontaria da parte di Petrolini, erano loro che proiettavano in lui la massima espressione dell'estetica del futurismo senza che lui tutto sommato l'avesse nemmeno più di tanto voluto. Dico solamente di essermi accorto che che il teatro di Petrolini non riguarda solamente assolutamente, non so, il folklore o questi personaggi che poi rimangono scolpiti nella memoria e non sappiamo neanche noi bene perché. C'è tutto un grande spasmo proprio a ricercare, approfondire su ogni singolo linguaggio che va a comporre il teatro. La musica, l'estetica in generale, i fondali erano stati eseguiti da artisti che appunto venivano dal movimento futurismo, e se vedi i fondali di Petrolini è uno spaccato di arte futurista.